voi, benvenuti alla prima puntata del Sim Sala Show. Oggi siamo in compagnia di una modella, di una showgirl, di un influencer. Siamo in compagnia di Giulia Salemi. Prego, puoi venire. Ciao tesoro. Una mano, vuoi salire, no? No, vabbè, io chiedo. Bravo, dovete sempre fare gentleman. Sono un gentleman. Che di questi tempi... Sono o non sono un gentleman? Sì, anche il babbo fa gentleman. Oh, vabbè. Dopo il grande Gatsby come genere. Addirittura. Mi fai un complimentone così. Ma un po'. Ok, all'incirca. Senti, io so che sei appena uscita da una diretta live, giusto? Sì, quindi... Ti avranno truccato, immagino. Sì. Quindi meno male, mi sono risparmiato i soldi della truccatrice. E esatto, questo. Quindi grazie alla Rai. Ringraziamo la Rai. La Rai top. Bene. Senti, ma questo vestito ti ricorda qualcosa? Il colore. Ah, vedi, non l'ho collegato. Però... Effettivamente no, perché io sto intraprendendo la strada del successo. Ok. E ho capito che cosa ti ha fatto far successo a te. Cioè, da Venezia, in realtà, da quel vestito, era il colore. Era il colore quello che ha fatto scalpore. Certo, esatto. Capito? Bravo, sì, sul pezzo. E quindi sto bene così? Secondo te? Mi piace te, molto, sì. Sono... Ma io toglierei la camicia, magari. Cioè, la tolgo proprio? Esatto. A petto nudo, cioè. Così... Con tutto il pelo dalle fuori. Meglio di no. Senti, ma una bellissima ragazza, tanti seguaci su Instagram, sicuramente avrai messaggi su messaggi, chi ti scrive questo, chi ti scrive quello, quali sono i messaggi più divertenti che ti inviano e quali quelli che proprio non sopporti? Non sopporti i messaggi molesti, odio. Tipo? Tipo da stalker. Ah, perché ciao. Tu. Il mio! No, quelli pesantemente stalker, c'hai capito? Cioè, arriva, ciao, come stai? Anche più pesanti, cioè nel senso, cose anche volgarotte, capito? Io le detesto, perché proprio mi riportano veramente allo stato primitivo. Cioè, mamma, stiamo scherzando? Cioè, immagino. Esatto, blocco, perché io mi rivolgo più a un pubblico femminile, perfetto. Ok? Quindi rispondo sempre a tutte le donne, a prescindere, sempre. E anche le critiche. Però questa è un po' femminista, cioè. Io sono femminista, non ho problemi alla donna. Ok, va bene. Allora la prossima volta non ti intervisto io. La prossima volta ci divertiremo. Ok, bene. Magari. E quindi i messaggi più piacevoli invece quali sono? I più piacevoli sono quando le donne mi scrivono... Sempre donne? Esatto. L'uomo? Allora no, amore, non mi interessa. Però sono fortunato io, ti ho scritto. Sì, sei molto fortunato. No, scherzo, nel senso, gli uomini mi interessano se sono magari un pubblico della mia età che mi seguono perché magari sono simpatica. Le donne, quando mi scrivono magari che riconoscono in me una ragazza dove appunto prendono spunto e dicono che sono magari simpatica, molto alla mano, okay, eccetera, così, perché poi io, se tu mi chiedi di che marca è l'orecchino, piuttosto che dove vai a farti... Io rispondo sempre a tutti, riguardo a tutti, anche cose un po' più banalotto, più intime, io rispondo sempre. Lo dici? Certo, perché loro perdono del tempo a seguire me e io devo trovare 2 secondi per rispondere a loro. Certo. Però non fa una piega se solo non fosse che rispondi solo alle donne. Cioè, no, io rispondo anche agli uomini se sono tipo commenti simpatici. Se tu mi fai una battuta divertente, rispondo. Questo... Amore, i morti di Pussy, no, niente, non niente. Ci piacciono. Li eliminiamo, via. Fuori. Via. E come nasce invece la carriera di Giulia Salemi? Da dove? Vabbè, non da Venezia, come hai detto tu, tesoro. No, stavo scherzando. Infatti mi stavo già prendendo male. Perché mi sono informato e non ci volevo parlare. Però sta battuta del vestito era carina. No, non è carina per niente. Ah no, perché riso? Non ho riso, amore. Dalla mia faccia vedi che si sono infiammati gli occhi. Da quella camera si vedrà che... Dai, vai a fare il replay. By the way, io ho iniziato un po' come modella. Sì, quando ero, giovane, bella e magra. Ora... Ci difendiamo, ma insomma... No, guarda... Abbiamo le modelle, non sono più di certo. Però nel senso, ho fatto Miss Italia, poi ho iniziato con quelli che calcio, un programma con Simona Ventura, a Gonciano, poi Pechino Express. Sì. Lì quindi la prima serata con mia mamma, abbiamo fatto tutto il programma. Sarà quindi... difficile, eh? Quanto hai fatto? 40 giorni? 40 giorni, fino dal primo all'ultimo giorno. Poi mia mamma
cioè è top perché è il mio proprio in finale, quindi c'è cioè, quella donna lì, boh, non so veramente, altro che ventenni, però molto impegnativa stare con la propria mamma, perché mia Certo. mamma è un po' una dittatrice, se non si fosse visto. Quindi non è una proprio che ti dice, amore, poverina, ti dice, muoviti, non Vabbè, dai, ti piangere. sprona, ti Io in sprona. lacrime in finale e questa diceva, papà, Masha, Va bene, va muovi! Sì, bene, però grazie a lei siamo va bene. arrivati fino alla Viva il fine. potere delle donne in questo Vedi? caso. Ma e capisci perché sono così? Perché con una mamma del Certo, genere non c'ho può quasi il impedirgli di terrore, essere. capito? Per carità! Viva le donne, viva le donne, viva le donne! Certo. Comunque, come sai, io sono un mago, lo sapevi, no? Sì, io ho citato per questo, Ah, perché ero in ok. curiosità, Dalla volevo magia, vedere dalla se magia. sei veramente capace oppure no. Va Quindi devi bene, stupirmi in guarda, positivo, ecco. io ci provo. Vai. Senti la musica? Perché questa è un'atmosfera un po' country adesso, no? Western. Western, esatto. Allora, ti faccio vedere, per esempio, qua. Che cos'ho? Un mazzo di carte che tu sicuramente conoscerai. Vabbè, le Le carte, conosci, quando ero no? piccola giocavo a Cuori, guardi, fiori, burraco. piccole, conosci? Cosa? Cuori, guardi, fiori, piccole. Certo. Perfetto. Non è che sono Eh ritardata, no, vabbè. perché c'è anche chi non le conosce, quindi lo voglio Cioè. sapere. Allora, tu, quando vuoi, ne tocchi una, quella che vuoi. Ne tocchi una. Tranne le prime 17 e le ultime 23. Prego. Quella? Sì. Prendi, prendi. Guardala Però io. tranne le 17 Sto ultime. scherzando, dai, sto scherzando. Tu guardala e falla vedere in camera. Io mi giro, eh. No, io non ci sa che questo. Vabbè, poi te lo dico. Dimmi. No, non te lo Ah, ok, dico. me lo dici dopo. Falla vedere in camera. L'ha fatta vedere? Sì. Mi posso La girare? camera visto? Sì. L'ho vista. La metti dove vuoi, all'interno del mazzo, dove vuoi, eh. No, non lì, scherzo, dove vuoi, ovviamente. Amore, devi essere tu, Vai, Io pensavo di essere esaurito, ma tu sei peggio di siamo me. lì. Allora, tu hai scelto una carta che ti ricordi, Sì, giusto? certo. E Non qua? scatta memoria, ma fino a 5 secondi riesco ancora a Ok, e ricordarmeli. questa carta è dispersa nel mazzo. Esatto, Però sembra io, un'arma. qua, porto sempre una cosa. Cioè, in realtà è una foto. Questa è la foto di mio zio, perché mio zio voleva sempre vedere i trucchi di magia alle ragazze, no? Quindi questo è mio zio. Carino, eh? Guarda, ti guarda È lui. giusto, un po' Tony. giusto. Tony, Non come so si se chiama? si legge quello che c'è Le scritto. donne Le sono impressionanti impressionanti. come quel che tengo ora In in mano di... mano. Amerò per sempre. Amerò per Ah, sempre vedi Tony. che anche lui ama Anche lui, anche lui. le Non si capisce bene quella frase che voglio dire, però donne. Esatto, un vediamo. po' come te, insomma. Vabbè, insomma, dai, Hai dai. preso dallo zio. Guarda, questo è un cappello, no? Un cappello da cowboy, te lo dovresti mettere, perché dobbiamo rendere l'atmosfera. Ok, perfetto. E sai che i cowboy hanno anche una pistola. Ok? Lo sapevi? Certo, avrei preferito Bene. fosse vera, però. Perché deve sparare a me, no? Ma No, meno per male, meno male. spararti nel caso tu faccia qualche domanda scomoda. Non le farò, non le farò. Bravo. E farai tu turno in questo gioco, ok? Io legherò il mazzo in questo modo alla sedia e tu quello che dovrai fare è sparare con la tua pistola Amore, non e... ci sono colpi! Come non ci sono colpi? Quelli partono colpi invisibili. Allora tu... Cioè, tu stai peggio di Harry Potter e dei Guarda, Nargilli, cioè. tu fai quello che ti dico e andrà tutto bene, ok? Tu devi sparare... prendi la mira. Ok, non adesso. Al mazzo, al mio re. No, a lui, a lui, a lui. Guarda, ok, al mio re. Uno, due, tre. È successo Niente. niente, Neanche si è mosso un po' l'aria. Ah, lo sai perché? Perché nessuno ha detto una parola magica. amore. Da simsalabim. Proviamo, proviamo, Abracadabra. proviamo. Proviamo, proviamo. Con senza la prima, al mio re. La devi dire tua. Ok. Uno, due, tre. Simsalabim. Amore. Proprio non si muove. Ah, lo sai perché? Perché io Conosce solo le ho la mia carte. parola magica. Ah, Ok? ecco, Proviamo, eh? Questa è certo. la terza volta. Allora, la mia parola magica è stata pin, stata ben pa. Ok? E quando fai pan, Ok. uno, due, tre. Stata pin, stata ben pa. Adesso non si è visto, però io l'ho visto. Cioè, tu l'hai visto? No, No, mi vabbè. dispiace, non ho Guarda, però abbastanza. ti faccio vedere. Che qua, tra tutte queste carte qua, io ci provo, non è detto che venga, ce n'è solamente una che ha tre buchi. Li vedi? Eh sì. Tre No di quadri. Era way. questa? No Allora è riuscita. way! Amore, ma come hai fatto? Magia, magia.
Però, guarda, qua c'è una cosa abbastanza strana, perché qui c'è scritto le donne sono impressionanti come quel che tengo in mano. E infatti mio zio aveva esattamente 3 di quadri, no, con 3 buchi. Amore, ma sei bravo! Ma come hai fatto? È magia. Comunque tu sai che il 3 è il mio numero, assurdo. Non lo sapevo. A Miss Italia ero la 03, sono arrivata terza. Pechino Express, la mia camionetta era la 3, sono arrivata... Ricorre sempre il 3. Hai visto? Magari ti ha portato fortuna, che ne sai? Ma che top! Bravo! Grazie, non te l'aspettavi? No, zero! Come ho fatto? Ma ti chiederai come ho fatto? Boh, non lo so, so che i maghi non dicono mai loro chiedono. E infatti io non te lo dirò. Esatto, infatti non te lo chiedo neanche. Vabbè, comunque io direi che adesso è arrivata una sorpresa. Tu come sei messa con il telefonino? Cioè lo usi spesso? O... Ah, amore, dai, lo sai. Sempre. Attaccata, c'è cioè, H24. H24. Meno male che ho finito il liceo, che l'iPhone stavano arrivando. Che non c'era ancora. Se no c'è il disastro power. Ok, quindi io ho portato per te una sorpresa che parla proprio del nostro rapporto con il telefono, con il... La gente non si accorge più quando attraversa una vecchietta. La gente non si accorge più che ci sta uno in bicicletta. La gente non si accorge più che ha messo sotto una cagnetta. La gente stanno su Facebook. Oh, e mentre guida legge la posta. Sfiora una strage mentre scrive la risposta. Se fa le foto, tagga l'amici e dopo acciacca quello in bici. Oh, 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 oh. Guarda i profili di tutti quanti, guarda gli eventi, ma col cazzo guarda avanti. Poi cambia stato, faccina triste, ha preso uno sulle strisce. Oh, oh, oh. E mo il profilo è per 10 anni, con pigiama righe bianche e blu, che so i colori di Facebook. Grazie! Allora, ti è piaciuto? Molto, anche perché based a una true story, anche perché mia mamma al terrore mi ha detto mi ha vietato di usare il telefono in macchina, perché già di mio sono sbancato. Ah, perché lo usi pure in macchina, però questi sono messaggi che non si mandano. No, infatti mi ha vietato di utilizzarlo, io non, a parte che io non guido. Però visto non guidi perché non hai la patente? No, ho la patente, ma avevo paura a guidare, perché io avevo Piacenza, quindi Piacenza è una città piccola, Milano è molto più grande, molto più complicato, e quindi avevo paura, mi muovevo tipo, in altri modi, amici, eccetera. E adesso voglio iniziare a usare la macchina, non voglio essere una di quelle donne che ha paura di guidare, no. Però mia mamma ha detto, guai a te se usi il telefono, vabbè, poi lei mi mette l'ansia, gli incidenti, giusto. Pensa che io da piccola, già da sola, andavo sovrappensiero, tipo in bicicletta, andavo addosso alle macchine, senza telefono, capisci se io, cioè, quindi, allora è difficile, è più difficile a farlo. Esatto. Vabbè, comunque, giusto per far sognare un po' i maschietti, qual è il tuo uomo ideale? Un uomo ideale, beh, sicuramente deve essere un mago, no, magari sì, perché mi serve uno che mi stupisca sempre. Ah, ok. E tu puoi, ma tu mi puoi far comparire borse firmate, scarpe, eccetera, oppure quel livello di magia ancora no? Dipende. C'è un po' la Lupin. Dipende quanto no? Paghi. Dipende sempre quanto. Ma come quanto paghi? Vabbè, perché tu dici se poi diventassi tuo marito. Esatto, scusa, no, comunque. Anche in quel caso però. No, io voglio un uomo brillante, sì. Divertente, sì. Che comunque mi sappia stupire sempre. Bello. E non mi devo annoiare mai. Poi deve essere solare, carino, l'estetica non è importantissima, okay. Per me è il carattere che è importante, cioè deve avere un po' la cazzina. Ok, sì. E non deve essere una donna. E non deve essere geloso. No, geloso. No gelosia. No. Io sono donna fedele, però non devi mettermi paletti. Certo. Giusto. Comunque io ho preparato qui delle domande a risposta secca che volevo farti per capire qual è, cioè che cosa dovrebbe fare un tuo corteggiatore per corteggiarti. Ora c'ho ancora la pistola qua. Tutta risposta secca, non sono semplici, ok? Vai. Sei pronta? Pizza o pasta? Pizza. Moro o biondo? Moro. Rose o margherita? Rose.
Orecchini o collane? Orecchini. Dark polo, bianco, sfera e basta. Ah, questa è brutta. Dark polo, bianco. Ah, butti via sfera, quindi. La parola detto di più, quindi sono più esauriti. Vabbè, ancora, vabbè, allora, okay. Mi fa ancora più ridere. Iran o Italia? Cazzo, Italia, perché sono nata in Italia. Ok, bene, bene. Scarpe o borse? Amore, borse, le borse le rivendi, le scarpe sono usa e getta. Ma che domanda stupida, perché l'ho fatta questa domanda? Birra o vino? Vino. Milano o Roma? Milano. Però siamo a Roma, già, tu non puoi dire questa cosa qui. Ma io vivo a Milano, fiaba, cioè. Vabbè, 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 non hai capito niente della vita, capito. Scherzo. Si può anche Milan, quindi. SUV o sportiva? Massimo. SUV. SUV, bene, d'accordo. Peloso o depilato? Depilato. Depilato. Con baffi o senza? Senza. Possiamo chiudere qui, possiamo chiudere qui. Finisce qui la puntata. Un bacino, dai. No, grazie, grazie, grazie. No, divento rosso però, Amore, già c'è il vestito. Non ti imbarazzare, cioè, dovevi diventare rosso all'inizio puntata. Vabbè, lasciamo stare. Comunque io direi che vorremmo fare questa sfida qui. Ovvero, diciamo ai ragazzi a casa che guardano questo video di commentare con una dedica a te rivolta. Poi se c'è una dedica che ti colpisce, tu le leggi tutto, ovviamente, sì. Ti impegni. La e io offri una birra, io offri una birra. Va bene, accetto. Ci siamo? Sì. Ok. Allora, secondo me la puntata può finire qui. Amore, grazie, guarda, sinceramente ero molto scettica, sei bravo. Grazie mille. E spero che avrai successo. Oh, spero di portarti fortuna. Lo spero anche io per te. Io porto fortuna. Bene. Quindi ci porteremo fortuna a vicenda. Con il 3. Sempre bravo, sempre il numero 3. Numero 3 è importante. Quindi ragazzi, likeate, commentate, iscrivetevi sul suo canale YouTube, condividete questa intervista, fate una dedica, la più bella la riposterò sul mio profilo e organizzeremo una cena che offrirò io con... Ah, addirittura la cena! Dai, offro io. Va bene, va bene. Guarda che non faccio per parte della promo facile. Quindi ci sarà lui e un fortunato o fortunata, spero sia una donna. Oh, grazie mille, hai saltato anche tutta la parte che dovevo fare io. Esatto, fatto ho grazie mille. Il lavoro. Ciao ragazzi. Ciao, baci pensioni. Stegosauro. Ma come stegosauro, papà? Dai, ma pure quando si parla di magia. Ma per favore, me ne vado, basta. Avevo un'estensione del corpo.